già fatto tutto lui, è ripartita perché è ripartita da solo, bene. Vediamo, allora la tecnicheria Curio non ci sono ancora stata, vero? A parte io che riesco a confondere, cioè questo busebaio sta contagiando pure me, talmente tanto che non riesco ancora a distinguere i loghi delle gambette delle cose. Allora vediamo, ci sono stata, ci sono stata, è lui, giusto? Cupo, hai del busebaio? Io ne vado altro, Cupo. Te lo compro per 1000 quid, va bene? Va benissimo. Grazie, Cupo. Allora ne perdo... Non perdo tempo. Sto vedendo, non prendo tempo. Come hai messo? Ah, il soffitto gira, Cupo. Un gioco per mi balla nella testa. E poi io con le voci. Signora, spiace della questa giornata di serata personale, Cupo. La cattiveria. Ho dato la cattiveria al personaggio. A bottiglia! C'è qualcosa che mi sembra che è buono, non so se è... Questa tecnica è dei moguli, non so se avete capito. Prendiamola. Quanti busebai ci rimangono qua? 1, 2... No, quante persone dobbiamo ancora drogare? 1, 2... Persone. Io ho un busebaio, quindi dobbiamo... No, due. No, un busebaio. Che ho giocato anche questa persona, andiamo a coltivare il nostro bisogno di drogaggio. Bisogno di drogaggio, signori. Notare a me che guardava il fondale strano. Bottiglia, eccola qui. Lasciata volontariamente, involontariamente da qualcuno. E adesso la prendi a noi. Adesso andiamo a qualcuno. Facciamo uno spaccio di bucce e bai. No, vabbè, bucce e bai, oddio. Questa, ok, questa qui è un po' in bilico, Se si sdraia spero non caschi giù dal pelo. Hai le bucce bario, bere con la brezza è un piacere unico. Ma dovevi prendere quelle? Grazie, allora non perdo tempo. Questa volta ho letto giusto. Ti prego, non cadere. Volo, sto volando! Ecco perché è un piacere utile, unico, perché proprio senti la brezza talmente forte che bucce bario, perché bucce bario potenzia le cose anche oltre al tuo livello di vantaggine anche le cose intorno a te, quindi se ti vento talmente forte che sembra che stai volando. Volare, oh! Spero non mi diano il copyright per questa goliata. Dobbiamo andare nella ritratta delle miniere. Signor minatore, scusi. Ah, lui è bello perché adesso usciamo dall'area, no? E le persone che abbiamo già drogato ritornano sane, ritornano sobrie. Sobrie, mi pare, mi si dica sobrie. Noi abbiamo già una bottiglia di bucce, la possiamo già dare. A chi la possiamo dare? A chi ne diamo? Che è sfruttato di turno? Non è lui, è un signore qui, da qualche parte. Non possono essere mercanti. Ehi, giovane, sbaglio o hai del busebaio? Mi annoio tutto il giorno a che non si lavora in miniera. Me lo vedi prendere qui? Evviva, oggi sì che è un giorno speciale. Grande, sarà 13.000 quill. Non è finito. Gli scavi, e chi se ne importa? Oh, adesso sì, il busebaio gli ha regolato bene la testa. No, non è vero, l'ha peggiorato. Comunque, a parte questo, dopo devo ricordarmi di salvare questo storico busebaio. Mi oggi sta girando la testa che a me fa poco. Prendiamo l'ultima bottiglietta. Aspetta,
ragazzi, ho scoperto perché non possiamo dare il buco erbario a quella che sta nel palazzo. Palazzo Stilus. Dobbiamo prima completare una missione secondaria, che però devo super ricercare, io ho deciso di farli a voglia, se ho voglia di farli. Più che altro adesso direi di tornare indietro e di fare acquisti finalmente sulle armi, sulle protezioni, perché siamo piene, abbiamo un botto di guild. Letteralmente abbiamo un botto di guild, a volbo fanno boom. Quindi vediamo di andare avanti. Cosa stai facendo, guarda? Sembrava che si sta sistemando, sembrava che stesse guardando l'orologio, ma mi sono ricordata che qui l'orologio non ce l'hanno, forse. No, non ce l'hanno l'orologio. E mentre sta sistemando i polsini, no? Cioè, vi giuro che sono passata, mi sembrava guardasse l'orologio, come faccio io, perché io sono solita a guardare l'orologio così. Cioè, insomma, capite? La genialità delle cose. Allora, voglio vedere, vediamo di trovare un'arma decente per partire, sempre agitata, no, no, una mano, deve essere una mano che si è agitata e che vada bene, ecco. Sì. Questa qui è l'imbonitrice, che dovrebbe essere quella che appunto, come si vede, fa così con le mani. Bello che dovrebbe battere le mani così. In verità sembra che stia battendo i pugni. Ah, che male! Cosa dici, professor? Non ho letto qui. Tash, un nome, una garanzia, la mia di fiducia che soddisfa tutte le esigenze. Allora, signor Tash, salve, signor, io dovrei prendere una cosa. Bevuto la mia meria. Va bene, grazie. Allora, devo prendere una cosa, allora, vediamo se avevo. Tacco, tacco, ma fucile due mani, bastone, ah, poi sto balteri, quello che è, deve essere almeno sopra i 20. Allora, tacco, no, con cavolo che sto prendendo. Fate che fucile tutti quanti due mani, che tu puoi prendere. Zacco, le mani non c'hai. Veramente non ce l'hai? Veramente tu mi stai dicendo che non ce l'hai? Madonna, ma io ti ammazzo, ti faccio male. Ma io ti faccio male. Ma io sono venuto qui per fare un giro, perché devo prendere la maledetta arma e tu non ce l'hai. Ma quanto possiamo essere infami tutti quanti? Le armi introvabili. Quando sono in verità introvabilissime, ma proprio nei miei casi sono introvabili. Ma sono sempre trovabili. Non nel mio caso, però guarda. Ditemi se qui avete almeno delle protezioni decenti, per favore, che io qui devo. Lisi, buongiorno. Qui si vedono protezioni, la mia di Tash è sempre piena, vero? Cos'è che non va nel mio negozio? Cosa? Vabbè, non ho capito perché ce ne sono così tanti, però. Sappiamo cosa che si sopra il 10, ragazzi. Ce la passiamo. Scudo di bronzo, oh, no, va decente, finalmente. E equipaggiamo la al tuo è rosso, non scuro, io lo metto a lui. Ok, prendiamo ancora. Aspetta. No. Ok, allora vediamo quindi l'equipaggiamento. Ho utilizzato tutti quanti. Vediamo allora adesso di dove tornare a Palazzo. Speriamo di poter trovare l'arma qui. Ma ho detto che registravo mentre facevo vedere che la prendevo. Quindi vado ad andare con l'uomo a mettere registro, perché rischio di avere oltre 15 minuti di fastidio. Ma no, fastidio, perché devo registrare, perché ho detto che registro e che la faccio vedere. Quindi gli acquisti in diretta. Tanto c'è questa voce, penso che sarà la settima volta che la vedo chinarsi a guardare sempre lo stesso punto. Scusami, quanto ci trovi di interessante guardare qualcosa per la settima volta? Andiamo perché quest'anno, perché non c'ho voglia di fare. Non c'ho voglia di fare 100.000. No, non salva! Allora, mi sembra veramente difficile per il mio cervello. Oh, realizzare che voglio andare a Banaster.